Attimi di grande paura nel pomeriggio di oggi, attorno alle 16.30 lungo la provinciale della Valmalenco. Un camion che trasportava un mini escavatore, per cause al vaglio degli agenti della polizia stradale, mentre procedeva all'altezza di Mossini, forse a causa delle condizioni meteo avverse, con pioggia battente e visibilità scarsa, è uscito di strada ribaltandosi nella scarpata che costeggia la carreggiata. Miracolosamente illeso, il camionista è uscito indenne dall'abitacolo. Davanti a me c'era comunque un altro camion, un bilico, che ha fatto la stessa cosa che ho fatto io. Lui si è allargato appena appena per far passare un camion, io mi sono allargato appena appena, ma essendo un po' più pesante con le ruote gemelle, le gemellate mi hanno tirato giù pian pianino, senza accorgermene quasi. È successo abbastanza velocemente, ma non è stato un grande shock. È stato un momento quando rendersi conto di essersi ribaltati e non aspettarselo in un posto del genere, perché comunque non era, cioè, venendo giù molto piano, in direzione dritta, non ti aspetti che ti succeda una cosa del genere, però questo è, bisogna sempre fare attenzione quando si è in giro con questi mezzi, e soprattutto anche le macchine devono capire che delle volte bisogna fermarsi un attimino prima, perché comunque siamo mezzi grossi, pesanti, facciamo fatica a fermarci anche se andiamo alla velocità giusta. Delle volte bisogna darci un po' prima precedenza. Queste dopo sono cose che succedono purtroppo con questi mezzi. Comunque non ti sei fatto male? No, fortunatamente non mi sono fatto male. È stata qualcuno ha guardato giù, perché non mi è caduto addosso niente. Quando si ribalta quel camion, il problema è che la cabina diventa un casino e ti vola addosso di tutto. La mia fortuna è stata anche quella. Non è successo niente, fortunatamente. Sul posto, con gli uomini della polizia stradale, anche i carabinieri forestali e gli agenti della polizia locale impegnati a far defluire il traffico regolamentato con il senso unico alternato.